E questo è, ricordo, è una donazione del signor Michele, quindi grazie a lui possiamo provare insieme Final Fant la demo di Final Fantasy XV. Italy. Scegli la lingua di dialogo giapponese, per l'amor di Dio. Mi emoziono anche solo nei menu. Mi emoziono. Final Fantasy XV Episode Dasche. Dasche? Qualcuno risponda a quel telefono, per l'amor di Dio. Sono una rock band J-pop. Gay ingenui. Ma era una sveglia o era una chiamata, tra l'altro? In bolletta raccogli 2400 guil. Oh, sono tornati i guil. Necessario riparare la macchina. Ok. Bahimoth. Scopri dove si nasconde il Bahimoth. Wow, ma è veramente impressionante a livello grafico. Sicuro ci sarà il downgrade. Come corro? Non corro. Vorrei correre, però. Oh! Ok. Che figo quando corre fa tutte le animazioni. Dove raccoglie le castagne da per terra, guarda che bello. Eccolo! È proprio lui. Ha avvistato Bahimoth con un corno solo nel bosco. Ricompensa 25.000 gael. Vuoi allenarti con Gladio prima di dare la caccia al Bahimoth? Come no? Un po' alto il volume. Yeah! Quando combatti la cosa più importante è bilanciare attacco e difesa. Sconfiggi Gladio. Ma no! Scattando verso l'alto recupererai per riprendente PV e PM. Un po' alto però. Smilodonte. Ecco cos'è lo smilodonte. Era quello della sigla dei Power Ranger che io non ho mai imparato a capire cosa fosse. Sai che diceva, vai spilodonte, tirannosauro. E ho detto, che mamma, che cazzo è lo spilodonte? Lo smilodonte in realtà con la M. Ho sempre detto con la P. Andiamo a combattere allora. Ma non penso faremo amicizia, mi sa di no. Vieni qui. Ok, aspetta. Perché vedi, cambia arma spesso e non ho. Ho usato un'abilità e ho mancato tutti. Olè, dov'è? Ipercolpo! Eum! Chi manca? Ok, nessuno. Oh, wow! Wow! Non. Allora, è un po' complicato capire il motivo del perché cambi arma, no? Ogni volta. Vai, ragazzi, andiamo ad un concerto! Yeah! Aspetta, che c'era qualcosa qui. Salto. Anche io voglio fare l'orio cuore. Come si fa l'orio cuore? Oh, che belli! Sono ciccionissimi! I Garula sono enormi pachidermi molto comuni nella regione di Dasche. Dashi? Dashe? Che poi io gli smilodonti pensavo fossero tipo una roba simile a questa, enorme con. I corni. Zanne enormi, invece. Noi dovremmo andare là, però io vi giro, visito. Paludi di Alstor. C'è scritto Caution. Che io questi. Li lascio restare lì, c'è il papà. Eccolo là, il papà. Merda! Perché lo stesso tasto per correre. Oh, nose. Ok, ho ucciso questo Au! Mi ha tolto metà vita. Aia. Aia, però, amici. Ma la vita è quella rossa o quella bianca? Oh, merda. Ti salvo io, ti salvo io. Ah, la vita è quella bianca, ok. Condividi i momenti migliori. No, cretino, cosa vuoi? Ma no, no. Perché non mi mette in pausa? Sarai stro. Perché premo il tasto share, ah, ecco perché. Ma io direi di andare via, sai? Ma per esempio, però non siano ancora incazzati. Merda, sono ancora incazzati. Oi, oi. Le enormi orme del Bahimoth sembrano dirigersi verso il bosco. La meta è indietro? O sono tutti i punti esclamativi? Una scarpa sta atterrando. I soldati Magitek. Sono androidi da combattimento dell'esercito di Niflheim, programmati per autodistruggersi in caso di sconfitta. Ma cosa? Un sandalo gigante. Ma che carini, salutano anche. Bitch! Madò! Vieni qui! Dove sta l'altro? C'è quello che. C'è la bandiera. C'è crisi, volevo un lavoro. Aia! Aia, lasciami! M'aveva preso. Oh, grazie, mi ha salvato la vita. Minchia. Stai per eseguire i potenziamenti. Accampati nelle vicinanze e recupera le forze. Sta diventando notte, tra l'altro. Vieni qui. Bella, grazie. Vai, vai. Voglio la Madrain. Che dovrebbe recuperarmi la vita. Sì, che gli effetti particellari sono fighissimi. Come in ogni Final Fantasy, sono stati sempre molto molto belli da vedere. Oh yeah. Oh, guarda il buio, accendono le torce. Ci sono gli alieni qua? Cosa c'è sul muro?
scampiamoci, amici. Riposandoti, assorbirai l'esperienza accumulata. Ah, devi. Ah, quindi tu l'esperienza te la accumuli tutta in un punto. E poi quando ti riposi la rilascia. Come Fallout, volendo, che dovevi dormire per salire di livello. Oh, mi ricorda. Brasato. ok. E dove. Come l'hanno fatto il brasato in questa situazione? Sembra un pezzo finale di una puntata di tipo Sino, quelle dove ci sono una puntata di un teen drama. Non è possibile imparare nuove abilità nella demo, no. Però si può salire di livello? Sì, si può salire. Oh mio Dio, era la musichetta della vittoria. Bellissimo. Era la classica musichetta della vittoria di Final Fantasy. A seconda dei piatti preparati da Ignis, utilizzando il cibo in inventario, otterrai dei potenziamenti diversi. Siamo in mezzo dei cespugli. Dove stanno i nemici qua? Olè. Ecco perché volevo colpire più nemici. Dov'è l'iper? Bellissimo Liquor, è una cosa fighissima. Ti riporta subito nell'azione quel colpo là. Dov'è? Ce n'è ancora uno? Ok. Ok. Allora, devo solo capire questo, perché è veramente di una confusione incredibile. Oh no! È ricominciato un mistero. Cosa c'è lì? C'è un cubo che vola. E io me ne andrei. E tra l'altro devo guardare la mappa. Ok, dietro di me c'è una missione. E vedi che ha cambiato. Adesso ha cambiato arma. Quindi è l'ordine con cui le metti nei livelli. Vedi, adesso non c'è più quella gigante, ma c'è questa specie di lancia. Ok, almeno quello l'ho acchiappato. Vieni qua. Ole. Madonna, quanto è difficile premere option invece che... Catroia, oh. Sento dei rumori inquietanti. Qua teoricamente mi insegna una missione. Dove? Ah, grazie, grazie. È caduto un albero. C'è del sangue. CSI Final Fantasy Yotobi. L'ho trovata. Ok, e questa è una. Tanto è bella la foresta, veramente bella. E visivamente non posso dire niente, perché direi sempre bello bello, quindi adesso smetto di parlare, scusate. Non sono segugio, ma penso sia andato di là. Eh beh, grazie. Il cappuccino poco eterosessuale, però vabbè. Con questa tazza potrei registrare un haul cose di oggi e cosa c'è nella mia borsa. Oh, aspetta, devo seguirla la strada. Quindi, sai cosa? Si va di qua. Scommetto che so chi è stato. Sherlock Holmes. Alla ricerca del Behemoth, vediamo. Ho trovato un suo... Però ti devi levare. Quella è una cosa a cui abituarsi, probabilmente. Il fatto che ogni attacco ha la, ogni combo ha la sua arma, invece di usarne solo una, è una cosa che può piacere o non può piacere. Io sì e no. Pericolo, vietato l'accesso, avvistato Behemoth nella zona. Eh beh sì. L'attacco iniziale si fa con la Zweihänder, che è questa. Poi da distanza ravvicinata usa la lancia, se lui venisse magari. Eccola qua. Ok, adesso ho capito. Forse non conviene usare le armi grandi da distanza ravvicinata. Ecco dove sono finiti Tokyo Hotel. Voi ve lo chiedevate. Sono cresciuti e adesso combattono i mostri. Ognuno, insomma, si trova il lavoro che riesce a trovare. Siamo vicini. Niente, non riuscirò mai a premere il tasto opzioni. Aia. Lost. Il fumo nero. Lo sapevo. Non mi vediate richieste che tanto non le accetto. Porca miseria. Pensavo fosse il Behemoth, mi sono cagato. Ho sbagliato tasto, merda. Perché mi confondo tra vortice e tempesta. Si stava nascondendo. Oh yeah. Oh, non si vede niente. Dovrei accamparmi. Solo che mi sa che serve un luogo adatto per accamparsi. Ah, ecco qua, mi sa che è qui che possiamo accamparci. Mi sa che ho sbagliato, non dovevo entrare, sai. Devo tornare indietro. Ho fatto un errore, amici. Però sono emozionato. Toglietevi i capelli da davanti al naso, che se sternutite moriamo tutti. Ma tu! Se mi scappa un singhiozzo dei miei moriamo tutti. È vero. Non ci vede dall'occhio destro e gli manca un corno. Ottimo, possiamo attaccarlo di sorpresa. Yes! Olè, colpo di grazia con la Zweihänder. Ho esaurito i... No! Ho esaurito i PM. Catroia.
Avrei un sacco di esperienza da accumulare, ma a sto punto io direi di salire, visto gli alberi caduti. Com'è, la cagata l'abbiamo fatta. Questo sarà da giocare e rigiocare e rigiocare. Guarda che figo è lì! Si vede la silhouette! Controlla la barra in alto sullo schermo e avanza con prudenza. Se il bimbo ti nota, nasconditi dietro un masso fino a quando non perdi interesse. Allontanati se non vuoi che il bimbo ti veda. Sono dietro... Ah. Non so che l'ho ripetuto già altre volte, ma... Mi cacco. Scusate se parlo poco, ma... Ah! Infatti, per questo parlo poco. Merda. Ma neanche Assassin's Creed Unity è stato così stealth. Dove? Perché? Perché? No, stai tranquillo. Ah? Ma gli altri mi stanno seguendo? No, ottimo. Te credo che la demo dura 3 ore. È salito. È salito e andato. L'ho perso, che è successo? Hai trovato la tana. Ah, avanza tra le rocce e raggiungi le rovine. Ah, già, giustamente la... E voi da dove siete arrivati? Come è possibile che voi siete davanti a me? C'è il sentiero. Devo anche limitarmi con le battute di Aldo, Giovanni e Giacomo, che ne metto 18 in ogni video. Ascolta il piano di Ignis. Ah, è un obiettivo addirittura ascoltare il piano, vabbè. Andiamo Ignis. C'è una cisterna. Appena il bimbo si avvicina, prompt farà esplodere la cisterna. Ok. Vada prompt dei comandi di DOS, probabilmente. A questo punto, Gladio lo attaccherà da destra. E io che faccio? Posso tornare a casa? C'ho la giustifica. Eccolo, dorme, poverino. Cucciolino. Usa il comando iper per scattare verso l'alto e dai il colpo di grazia al bimbo. Ok, io rimango qui comodamente, tra l'altro. Arrivederla. Mi prude il naso. Mi devo soffiare il naso. Mi sa che lo devo svegliare prima. Merda. Merda. Con che musica. Madò. Yes! L'avete graffiato solo, ma so cazzi vostri. Madò. Ci ha fatto svolazzare le giacche. Ha perso l'occhio destro, sfrutta il suo lato cieco a tuo vantaggio. Quindi di qui. Merda. Ma sono già morto. Avrai meno azione a disposizione e danni subiti ridurranno i tuoi PV massimi. Lo attacco da qua. L'ho schivato. Merda. Vagli sotto. Ole. Un altro. Così mi recupero la vita. Catroia. Che botta. Scappa dal bimbo. Oh, grazie, mi ha tirato su lui. Ah, e niente, aspetta. C'è scritto che devo scappare, ma non mi fa alzare. Porca troia. Qualcuno mi deve tirare su, però, amici. Merda. Dovevo andare all'iper. Carica l'ultimo salvataggio temporaneo. Dovevo andare all'iper per fare la spesa. No, dovevo andare all'iper, ma... non mi appariva sempre. E poi volevo scappare, ma non riuscivo. Quindi, niente. Grazie mille per essere passati. Mi sa che quando lui mi ha detto devi salire di livello, io sarei dovuto andare a salire di livello e non fare cagate come ho fatto io. Però era troppo bello. Volevo andare avanti e farvelo vedere. Almeno l'abbiamo visto insieme. Un gran bel piano.